Tra le diverse iniziative organizzate in città nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale della Donna, il Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII sceglie di ricordarne una in particolare, Santina Cannella, ex studentessa che frequentò la scuola negli anni 50. Tra le pagine leggermente ingiallite di un vecchio registro rimane la traccia della sua carriera scolastica, ma anche della sua scomparsa, avvenuta proprio l'8 marzo del 1954. Tra le poesie e riflessioni degli studenti, 68 anni dopo, nella scuola, viene richiamato l'appello del giorno precedente e successivo a quella tragica data in cui venne uccisa. C'è molta attualità nella storia di Santina, che, come appunto dice Ester Rizzo, nel labirinto delle perdute si è trovata anche lei, perché è stata perduta dalla storia, però ecco, la storia ce l'ha riproposta. Infatti, uno studio attento dei materiali che ci sono stati forniti dagli studiosi che ci hanno invogliato ad approfondire il tema ci ha permesso di scoprire questa triste realtà. Una ragazza di soli 15 anni perita per mano omicida, così c'è scritto nel registro, proprio l'8 marzo. Questa coincidenza ci ha turbato, ma nello stesso tempo ci ha spinto a volerla ricordare. Un paio di mesi fa ci hanno chiesto di fare delle ricerche su questa nostra studentessa Santina Cannella. Ecco, da là, un po' parlando con i colleghi della classe, poi la ragazza di Marianopoli, giusto giusto avevo fatto una lezione in una quinta che aveva due studentesse di Marianopoli. A quel punto abbiamo pensato di fare un'attività per l'8 marzo, quindi che è la data in cui Santina ha perso la vita. E quindi abbiamo pensato di organizzare questa attività, coinvolgere i ragazzi e quindi fare la giornata, quindi festeggiare la giornata internazionale della donna nel ricordo di Santina, affinché dico, tutto questo non succeda più. Santina era una studentessa di 16, non ancora sedicenne quando è stata uccisa. È stata uccisa solo perché voleva fare la sua vita, voleva studiare e non voleva sposarsi giovanissima. Presenti all'evento anche alcuni familiari. È una grande, grande emozione, anche perché per tanti anni la curiosità, il desiderio di manifestarla è stata soppressa. A casa non se ne parlava. A casa vi era un totale riservo, un totale tabù. Dato un misto di vergogna, dolore, non era una bella storia e quindi, come tutte le storie non a lieto fine, non se ne parlava. Lasciando dentro di noi, dentro i familiari che non l'hanno conosciuta, un sentimento di curiosità, un sentimento di apprendere, sapere le sfaccettature, i particolari, cosa era successo effettivamente. Abbiamo scoperto da qualche anno, grazie alle ricerche di alcuni studiosi che si sono interessati e appassionati a questa storia. Fece le medie qua perché non c'erano a Marianopoli e poi subito dopo cominciò presso il liceo classico il ginnasio. Ginnasio che purtroppo fu interrotto perché decise di essere una donna libera, libera nel pensiero, libera nell'azione, libera nel voler intraprendere ciò che effettivamente voleva fare della sua vita, libera anche di amare. E purtroppo questa sua libertà l'ha pagata con la vita.